e che teatro è presentato da Il Pubblico Generoso, Union Gas e Luce, Marican, Picano Rent, Istituto Le Mascotte, La Fiammante, Studio Dentistico Di Caprio, Iovine Mogusto. Stai benissimo qua. Allora, prima di tutto, stare qui. Sì, ma stai bene nel teatro, no? È meraviglioso questo teatro, è fantastico. Ed è bello essere qui con voi. No, no, è bello che tu stai con noi, perché grazie a te e grazie ai tanti come te noi siamo qua. Che siamo a fare che teatro, capito? I napoletani vi amano, ragazzi. Avete messo su un team fantastico. Questo lo volevamo chiedere. Questo ti volevamo chiedere. Perché? Perché? Come mai una come te che poi una donna di cultura, libreria, sì, libreria. Presentiamola, lei Angela Fellucca. Allora, voglio dire, io sono qui non solo per me stessa, prima di tutto, perché scusatemi, me la prendo tutta questa cosa, ma rappresento anche la libreria di Varcaturo, Livia. Alan conosce. Quello io mi chiedo, è un pubblico colto, perché un pubblico che legge, ma che conosce De Luca bene, che ci ha sostenuto questo il teatro, è cultura, qualsiasi anche forma essa sia. Sì, anche certo. Le imbecillità di De Luca no, le mie. Assolutamente. C'è questa sottile intelligenza che chi vuol cogliere coglie. E noi siamo contenti che avete che colto tanti. Voi e non noi solo abbiamo tu. Colto ma noi guarda, abbiamo colto Angela, non soltanto tu, perché ce ne sono tanti altri che ci lo salutano so, adesso so. Vediamo un piccolo filmato di videomessaggio. Vediamo. Francesca Bava, felicissima di essere piccolissima parte del motore propulsivo di questa magica avventura di Alan De Luca, Lino D'Angiò e di tutta la squadra di E che teatro? Io teatro. Ciao. E che teatro? E che teatro? Avanti tutta. Ciao ragazzi. Ciao. Complimenti. Siete bravissimi. Un bacione alla Petrella. E mi raccomando, siate sempre liberi, liberi, liberi. Vi adoro. Buongiorno dal gruppo Ce la farò, ce la farai. Noi Admin, Rosa Pappagoda, Anna Bello, ringraziamo tutto lo staff di E che teatro. Vi abbracciamo forte, vi continueremo a seguire, a sostenervi sempre, siete grandi. Un bacione. E che teatro. E che teatro. E che teatro. Fantastico. Allora, Angela, dimmi. Noi ti consegniamo questo telecomando che diamo appunto ai nostri sostenitori, grazie. Che è personalizzato per l'appunto con grazie pubblico generoso. Grazie. Questo qui. Con questo telecomando tu avrai la possibilità adesso, puntandolo in quella telecamera lì, di far partire il nostro programma. Ma posso davvero? Sì, perché se non fai partire tu non se non fai partire tu non partiamo. No, assolutamente, allora, stanno aspettando. Attenzione, la signora Angela Fellucca, ho detto la bene, come il cappello dell'ambasciatore. Sì, sì. Punta e comincia una nuova puntata. Siamo pronti? Puoi dire che teatro, l'annunciatrice. E che teatro? Yeah! Dal Teatro Lendi, in collaborazione con Televomero. E che teatro? Mi raccomando, non fate assembramenti. Quante volte hai pensato di star chiuso in gabbia? Quelle volte che hai detto sento solo rabbia. Troppe volte pure la voglia di gridare prende sé.
venga. Usciamo dalle gabbie, usciamo dalle gabbie. Liberi, liberi, liberi. A rete, a rete e cancella. Sì. A rete e cancella. Arriva Mario Vera. A rete e cancella. Agli ricci e cancella. Ecco qua. Buonasera, buonasera a tutti. Salutiamo tutti il nostro cast. De Luca. Una nuova puntata, una nuova puntata. Allora, De Luca. Dica. Che? Cosa vedi? Io dimmi, che no, manca. Manca, ho visto tutto. Manca la presentatrice. Manca Claudia Federica Petrella. Dove? Guarda che poi voglio dire, era così giovane. Ah, l'abbiamo persa? No, perché... ma no, ma no. Hai capito? Ma non c'è, non c'è. L'abbiamo non persa. C'è, non c'è. Che... Ma dov'è? Vabbè, noi dispiace un po' perché voglio dire... Che peccato, è già stato, Forse se l'è presa perché l'ultima volta... Sì. Non lo so, non l'abbiamo fatta, l'abbiamo non data... Non l'abbiamo presentata. Ma non credo che sia... Cioè, ma che peccato, come mi rispondi? Stai dicendo con questo tono un po' ironico. No, qua ironico. No, pare che veramente stai dicendo che peccato, però... Non c'è, che peccato. Vabbè, ma noi ce ne faremo una ragione, per carità, voglio dire, nessuno è indispensabile. No, vabbè. Che è stato? Fa il suo ingresso trionfale un'attrice vestita da diva, seducente. Seducente. No! No! Che resta, go? Se ammirare tu mi vuoi, prendi posto presto e poi i tuoi problemi puoi dimenticare. Tutti quanti vogliono far me, perché resistere non si può al gusto del bel, Ava Gardner, Kid Malore, Monica, lo stesso piacere non ti dà. Un giorno sul set, lustrini e pagliette, roba da jet set. Se tu mi vedi passare, mi vorrai immortalare per avere me. Ma la visione vecchia questa. Come ti senti preso e sai perché? Sì. Non posso non piacere, è più forte di me. Perché non provi ed anche tu saprai com'è, che tutti quanti vogliono essere me. Ma yeah. Brava! Grazie! Brava! Bravissima! Brava. Quindi non è che non c'era, c'è! Non c'è! C'è. È venuta! C'è, che peccato! Che cosa, che peccato? No, dico che peccato che non c'era! Non c'era, invece! Perché avete detto che sono la diva! Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Nell'altra puntata, me lo ricordo! No, vediamo subito la, la registrazione! Sì, sì, c'è, c'è! Non mi sembra! Sono la diva della trasmissione! Vabbè, comunque... Mi sono anche arrivate le rose! Al bar, bene. Al bar, chiamiamo il bar! Chiamiamo il bar, veramente, perché bisogna capire... controlliamo, io sono certa! No, no, vabbè, comunque... Ho le prove! No, sì, là ci sono il mazzo di fiori. Esatto. Ecco, che noi ci stava bene quel mazzolino di fiori lassù, voglio dire. Tra l'altro lei allude, carino, colorato. Dice che me lo sono mandato da sola, sì, mi ha detto. Sicuramente. Colorato e soprattutto discreto, che sta là zitto zitto, quando esce dice niente. A me così mandano i fiori. Vabbè, facciamo una cosa, vabbè. Lasciamo libera anche lei, però prima ci deve presentare. Mi presento dai. Da dietro le sbarre. Vai, sì. Per una nuova seducente puntata di Che Teatro, Alan De Luca e Lino D'Angio. Se ne vado con tutta la sbarra, vedi? Vado. Con tutta la sbarra. Claudia Federica Petrella! La simpatica ragazza, ma alla fine non nuoce. Non hai capito? Andiamo. Chi è? Ha fatto una... No, c'è da fufu programma. C'è da fufu programma. Non è... Morena. Allora, Morena è una turista brasiliana. Però qua non sa, non è una piazza, vero? No, che foto fai? Come non è una piazza? Che foto? Ho fatto tante foto questa settimana perché finalmente sono uscita di casa. Sì, certo, perché con la zona gialla si può uscire più tranquillamente. Esatto. Ah, quindi è andato in giro per Napoli? Certo. Sì, ho comprato pure capello per fare turista, perché non sei... Se no non era turista, di verità. E che cosa ha visitato di bello nella nostra fantastica città? Mi hanno accompagnato, ho fatto un sacco di visita bellissima. Ho visto per prima cosa Piazza dei Martiri. Piazza dei Martiri, bellissima. E hanno spiegato la storia. Storia antica, sicuramente. Importante di Piazza dei Martiri. Che ci sapete la storia di Piazza dei Martiri? Però se ce la dici tu ci fa piacere. Lei sa la storia di Piazza dei Martiri? Anticamente che c'era il circo di Moira Orfeo, il preantenato del circo di Moira Orfeo. Aí anticamente c'era questo circo, i leoni, che hanno fatto? Sono ribellati e hanno matato
o domador de leone. E por essa coisa, hanno usado essa estátua de questi leoni em tutta perto de Marte. Cioè, i leoni hanno ucciso il domatore, hanno fatto tutto questo. Il martire poi fosse... E hanno fatto a statua por isso. Ma se il martire poi era il domatore, perché hanno fatto a statua dei leoni, scusa? Ma chi gliel'ha detto a lei questa cosa? Ma come? Che ha detto o garoto che mi ha aiutato, che mi ha fatto vedere tutto a Napoli. Ma perché? Ma ha raccontato questo. Ma chi si è affidato? Ma ci si è affidato, amore? Un garoto simpaticissimo che ho incontrato a me, Angelina, che mi ha fatto pagare qualche cosa. Ma me l'ha preso da pagare. Ambrusaut. Sai Ambrusaut? No, non ce la faccio. Ma chi è Ambrusaut? Anatema, anatema, questi che dicono. Amore, amore, che è proprio pensavo. Che è stato, professor? No, è che mi ha messo lo sforzo cappello. Scusate, anatema. Quel monumento, cara mia turista brasiliana, celebra i morti per la libertà, celebra i martiri delle rivoluzioni napoletane, quelli che combattettero per libertà e costituzione. Bah, facciamo TV di servizio e non la TV disinformativa. Guardate lì, quelli sono appunto i quattro leoni di Piazza dei Martiri. Ognuno di loro celebra un moto rivoluzionario. A questo punto facciamo TV di servizio e ve li voglio spiegare. Il primo leone, che è un leone morente, l'abbiamo visto prima, celebra, pensate un po', i morti della rivoluzione del 1799, quella di Eleonora Pimentel Fonseca. Poi ci sta insomma il leone trafitto, quello che tenta di togliere la spada, quello celebra i morti mazziniani, celebra i carbonari, la Giovine Italia, o l'umatore leone, vi prego, cioè incredibile. L'altro poi... Il leone indomito, quell'altro, celebra i morti garibaldini, quelli che nel 1860 fecero l'unità d'Italia. Ma c'è l'ultimo, quello che ha uno statuto in mano, quello del 1848. Sapete perché a Napoli, quando uno ci sta una confusione totale, un caos infinito, più liti contemporanee, si dice lei è successo in un 48. È successo in un 48. Oppure una minaccia. Se lo fai, facci succedere un 48. È vero, mamma lo diceva sempre. Bene, il riferimento semantico, ovviamente, è al 1848. Non è il 48 morto che parla, sebbene un morto ci sarebbe di mezzo. Il 1848 fu l'anno delle rivoluzioni in tutta Europa, fu l'anno in cui ci furono in Francia, nell'impero austro-ungarico e soprattutto in Italia tante rivoluzioni, e a Napoli quella sera del 15 maggio 1848 ci furono quasi 2000 morti, perché Ferdinando II aveva concesso la Costituzione e poi l'aveva ritirata. Quei morti là vengono celebrati in quella piazza, Odomatore, Lione e tutto il resto, non c'entrano niente. Grazie professore, che ha messo il punto e ci ha dato veramente la possibilità di saperne molto molto di più. Ma non la fregate, questa è la storia. E questa è la verità. Signorina, lei verità. Non si deve far fare questo. Bravo. Perché a Napoli ci sono i imbrusatori, capito? Quelli che poi anche per strada vendono la roba vecchia, pure, capito? Ti vogliono rifilare le cose a roba usata. A proposito di roba usata. Voglio raccontare un fatterello. Con il primo frate mio, Salvatore, ci stavano 3 anni di differenza. Io stavo con Manu Signore, e sempre arrangiatello. Indecenza. Questa roba sui casuluovi, scarpe, vestito, qualche casugillo, ma mamma naturalmente la stipava per quando mi facevo grussicino. Si fa, si usava, certo. Questa storia aiuta a andare fino a grossa, come per dire, per fare un paragone. Sì. Io mangiava la carne e sempre grossa. Io era un uomo e sempre uguaglione. Poi frate mi saluta a noi, Muretta. Dopo 3 mesi, appena che hai sposato. Ah, che peccato. Lascia immaginare che succedette. Poi una dice, grazie, ovvero grossa assai. La vedova resta in da casa nostra, bella, graziata, piena di gioventù. E subito mamma fa per posto. Voglio ricette, sposatella tu. No, mamma, lo voglio ben assai. Io rispetto, ma per amore di Dio, stavolta vi rispondo che sta mai. Una cosa no, a Giorgina pure io. Sempre le cose di suo fratello. Ma veramente, veramente. Pier Macchier! Presentiamo anche Pier Macchier. Alan, vuoi parlare un po' con questo grande artista di strada, nonché la maschera di Nuova di Napoli? Sì, la potete incontrare fra l'altro dove voi volete, perché Pier Macchier è ritornato adesso con la zona gialla a passeggiare e a proporre le sue fantasie e le sue creatività nelle strade di Napoli. Che ci fa ascoltare quando stasera? Quando volete, cacciate pure qualcosa, giustamente. Esatto. Come si chiama? Cappello questo. È cappello. È cappello. Che ci due, tre spiccioli. La davo 30 euro mi hanno dato. Hai fatto anche il video perché era proprio un evento. Mamma mia, sì, tante
vero, oggi fate alle 80. Cosa ci presenta questa sera? Poppe e Pappa. Ah. Come? Eh? Poppe. Poppe? Poppe e Pappa. Chi è? Tu l'hai detto. Ah. Poppe, Poppe e Pappa. Prego. Non posso stare senza te. È sempre buio dentro me. Devo pagare luce e l'affitto. Io non lavoro e tu lo sai. Ora son solo e tu ci sei. Dentro ai ricordi e sto morendo. Tu lavoravi, tu cucinavi. Mo faccia fama senza te. Poppe, 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 papà. Ah, ecco. Papà, papà, papà e Peppe. Poppe, 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 papà. Papà, papà, papà e Pippe. Ricotta! Questo è autocritica. Questa si chiama autocritica. Eh sì, eh sì. Ma io pensavo che facesse una canzone di sentimento, no, Alan? Una cosa, voglio dire, un po' più romantica, che possa ricordare anche i tempi di Alan, di quando, voglio dire. No, anche i tempi di Alan, non è che è finito il sentimento. No, però ti ricordava a te poi quelle canzoni di una volta, sì, no? Di quando... Adesso ero già lo so dove... No, io volevo apparare. Quando parlo di sentimento, io già lo so dove va a finire. No, che quando vado in macchina con Alan, ma che fa? Mette sempre questi CD, belle buone, più giovane, Hip 84, cioè, questi fatti qua che lui metteva. Cioè, è rimasto con quei CD di ma quando... Ma poi CD e cassette, vuoi dire? Ah, esatto, non volevo dirlo. Lo stereo 8 che noi mettevamo quando andavamo soprattutto al Parco della Rimembranza. Eccolo per lì, qua. Eccolo là, qua. Perché là era l'atmosfera. Sì. Però non potevi, sai, tu non potevi dire alla ragazza allora ti porto al Parco della Rimembranza. No, non perché ci sarebbe mai venuto. Ah, voglio ricevere subito, ti porto a Sordo al Parco della Rimembranza. Allora, se va capitato. Tutto un giro facevi, io ti porto a Posillipo. Poi camminavamo da, oh, sono Posillipo, pure. Fammici un poco, facciamoci quattro chiacchiere. Quando sentivo quattro chiacchiere si impressionava perché già sapeva che quattro chiacchiere, capito? Andavano a finire la cosa così. Noi uomini siamo... E poi bisogna ricordare che ognuno metteva quello che... Le tecniche per coprire, per coprire, le tecniche come per no. coprire. Certo, certo. Le tecniche più rurali erano anche quelle là senza giornale. Ci stavano dicendo senza giornale. Cosa? Con l'alito, come si chiama? Come faceva a pannare? Parlando a panno. Amore! Non è che tu facevi amore, scusa un attimo che io a panna. No, no doveva amore. Sembrare che amore, ma che luna! Che c'è stasera! E si appannava tutti i finestrini. E si appannava. Oppure... Vabbè, classico giornale. Classico giornale, no? Chi mettiamo Mattini, chi ha Repubblica, chi ha Gazzetta dello Sport, tutta rosa, faceva un buon atmosfera romantica. Gazzetta rosa. Un amico mio andava là perché metteva tutti questi giornali sporchi, ci venivano sacche sorte, giornali Certo, quelle erano riviste. Playboy, Playman. Anziché tappezzare la macchina di quotidiani, tappezzava la macchina tutta di foto di donne nude e cose. Esagerato, cioè una propria a cercare di avere... No, perché lui diceva, io ci vado da solo al Parco della Rimembranza. Quindi praticamente tristezza, quindi si andava a Parco della Rimembranza per fare il movimento, cosiddetto movimento. Sì, però anche, non so, diciamo la verità, non c'è movimento se non c'è poche sentimenti. Questo è vero, certo. Sì, a proposito, tutti quanti il movimento romantico è a destra e a sinistra. Forza, su. I venga a bere Romariglianella e me ne so partuto mattutino. Su ferma da ogni cantonella e m'ha fatto un bicchiere vino e mo sa vita un corpo che mi sento a voglia fa un poco e sentimento marito ma che sa non mi sa via quando mi rano basa e quando mi rano basa e po 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 tutto è fatto e se ne va, tutto è fatto e se ne va. Tutti quanti, destra e sinistra, tutti quanti, signorino, pure voi, vi allenate per la rianimazione. È romantico a destra e a sinistra. Facciamo un altro di e Madonna, mamma, Marianella. Perché sono stanca e sono tutta affogata. Sotto a provo la ruba muscarella. Ma voglio sciascia tutta nuttata. A lune stelle o vine ma addormenta. Ma senza fan poc e sentimenta marito me che sa non me sa via quando me ranuasa e si può me ranuasa e po po
se ne va. Brava, grazie. Brava. Brava, e se ne va. Allenatevi a fare il movimento a destra e a sinistra. Sì, mi raccomando, che lasciamo perdere. Chi ha scelto questo tipo di quadri di voce? Quello che dico anche io. Noi vogliamo fare, capito? Perché il programma di con gli Afro Blu che fanno quasi il jazz alle volte. Bravo, bravo, fanno il jazz. Assolutamente. Abbiamo il professore Amedeo Colella che fa. Attenzione, attenzione, voi sapete che qua non si può entrare facilmente, ma c'è bisogno di conoscere la parola d'ordine che la scienza mi bada a me. Vediamo un po'. Prego, la parola d'ordine la conosce? Vicenza me pada a me. Allora può entrare. Prego, chi è? Si palesi. Gigi Finizio! Che teatro! Buonasera. Guarda chi abbiamo, guarda finalmente. Mo potremmo dire che potremmo fare un po' che sentimento. Perché il cantante dell'amore è Gigi Finizio. Dovrebbe essere così, guarda. Ma assolutamente sempre, lo è. Da sempre, da sempre. Ragazzi, non vediamo l'ora di ritornare a sentire le tue canzoni dal vivo. Io non vedo l'ora di vedere la gente cantare dal vivo. Allora, noi abbiamo già un appuntamento, è confermato quello appuntamento. Stiamo vedendo ancora, bisogna capire la situazione. Come ti ricordi, Allora, noi tra un po' ovviamente ne parleremo con Gigi Finizio qui a Che Teatro, che siamo felicissimi. Ogni volta che viene a trovarci nel nostro programma, il programma praticamente cambia da così a così. Perché noi facciamo tutte stronzate. Il piacere no? è tutto mio. Hai visto? Ma fatemi fare qualche stronzata pure a me. No, non ti preoccupare. Ti prendo in parola, Dai. Guarda che... Ma io sono, tu lo sai che io condivido molto, io sono, mi piace condividere. No, per carità, ragazzi. Cantaci il pulcino mio. Aspetta, ma il pulcino mio qual era? Aspetta, ragazzi, non cambiate canale perché qua... Chi cambia canale se ne perde a Finizio e pulcino mio. Liberi, 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 liberi. E Che Teatro. Lo studio dentistico della dottoressa Di Caprio offre le più avanzate tecnologie e conoscenze per la cura dentale. Cura della parodontite con laser a diodi e protocolli personalizzati. Diagnosi radiografica tridimensionale. Gestione dell'ansia e della paura del dentista con la sedazione cosciente. Impronta dentale digitale senza uso di materiali plastici. Studio dentistico Di Caprio. Nuova vita al tuo sorriso. A Napoli in via Scarlatti 44. A Casavatore, in via Locatelli 73. Istituto Le Mascotte. Un'oasi inaspettata, dove ogni angolo rivela una sorpresa. Ogni ambiente è curato nei dettagli, in continua evoluzione. Formazione e innovazione, professionalità e attenzione fanno sì che i bambini crescano in un mondo bello, curato e sorridente. Istituto Le Mascotte. Via Pasquale Iagnello 64, Fratta Maggiore, Napoli. Le mascotte, la scuola che vuoi. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Con la nuova app gestisci comodamente la fornitura energetica di casa, controlli i tuoi consumi e trovi i centri di assistenza più vicini a te. Con un servizio clienti al tuo fianco e più di 80 centri di assistenza, è tutto più semplice. Paghi le tue bollette senza attese e scopri tutti i servizi riservati ai clienti Union. Con Union Gas e Luce, è tutto più semplice. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Ehi, la tua passata è prodotta solo da pomodoro fresco? Scoprilo leggendo il codice sulla bottiglia. Scegli consapevolmente. Chiedi trasparenza in etichetta e cerca l'indicazione solo da pomodoro fresco. La passata alla fiammante è solo da pomodoro fresco, imbottigliata a poche ore dalla raccolta. Thank you.
Il caseificio Iovine produce latticini esclusivamente con il latte di bufala proveniente dai suoi pascoli. Il segreto della bontà dei suoi prodotti risiede nelle antiche tecniche di lavorazione. Dai fasti del caseificio Iovine nasce l'idea di coniugare tradizione e innovazione secondo una formula nuova. Vi presentiamo Mogusto. Ci troviamo a Frattamaggiore in via Mazzini 93 e in via Roma, ex rettifilo al Bravo. E voilà! E voilà! E voilà! Ecco qua. Genovef, tu hai affogato Purp. Io no, Genovef, io svetlana, io ucraina, signora. Ucraina? Io invece sono vegetaliana. Io non ho affogato niente, perché qui è tutto malandato, tutto vecchio. Vecchia a me, ne è scostumato. Cucina vecchia. Tu compri una cucina nuova, più bella. Ah, quello costa assai. È finito il Black Friday. Mi dai tu i soldi, sì? No, io. È arrivato Enrico Sente. Lui è bello immobile, ha più parcheggio, finanziamento, cura posto vendita. Ma che stai facendo, la pubblicità? No pubblicità, no. È arrivato Genoveffa Ferragna. No, è arrivato... Ce l'hai presente, Enrico Sente? E tu ce l'hai presente? O pagliatona. Troppo cattivo, signore, come troppo cattivo. Ma tu ce l'hai presente, Enrico Sente? Ladies and gentlemen, Mr. Risparmio Show! Cominciamo con nuove magie. Con dei prezzi così, le magie le fa Mr. Risparmio. Ma se il mago non serve, che ci facciamo qua? Sparisce! Info su MrRisparmioShop.it. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 13 maggio, sconto 20% su tutti i prodotti di almeno 599 euro. Samsung Smartphone S21 Plus 5G con fotocamera da 64 megapixel, tuo a 903 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Eccoci qua, siamo rientrati. Claudia, ma la vedo raggiante per questi sono fiori raggiante. Che hai ricevuto. No, non è solo per i fiori. Ah, come mai? È anche perché sono ben supportata come sempre, sennò questo make-up particolare non era possibile. E quindi voglio sempre ringraziare Marika Reggiani. E voglio essere precisa, sì? Della Scuola di Alta Formazione Professionale di Estetica ND Service, Gabriella Gallinaro. Che guardate, cioè tutto è una cosa, ma una roba importante, grosse, grosse. Va bene, signori, passiamo alle cose serie. Noi siamo serie. In compagnia del The Voice, Gigi Finizio. Eccolo grazie, qua. Grazie. Ancora un applauso, grazie. Grazie, a te. Grazie. Allora, Gigi, ovviamente noi quasi parliamo di finalmente, quantomeno siamo in un teatro, siamo dei privilegiati che facciamo questo programma in un teatro e sono contento che tu sia venuto a calcare di nuovo le tavole. Quando è che ci sarà di nuovo un concerto? Io so che ci avevi in programma un concerto già da tempo, l'avevi spostato all'Arena Flegrea, ma purtroppo, signori miei, qua non si riesce a programmare una data. E a capire neanche niente. A capire niente. Cioè, sicuramente, per quello che è successo, io penso che il concerto il 3, il 4 e il 5 giugno certo. Non si potrà fare, per una questione di regolamenti, di PCM. Sì, perché di poi PCM, in realtà l'Arena Flegrea ha 5.000 posti, però sì. Là ci hanno messo un massimo all'aperto anche di 1.000, sì, quindi che non è possibile, è improponibile. Poi farlo. Ho saputo anche, tra l'altro, che purtroppo l'Arena Flegrea, nel frattempo che è stata ferma, ci sono anche delle problematiche che sono cresciute, comunque l'erba, cioè ci sono da fare un po' di lavori. Insomma, quindi non è facile. Noi ci stiamo battendo per capire cosa fare. Cioè, sicuramente il concerto si farà, si farà. Non sappiamo quando e né dove per adesso, però sì. Mi auguro che... Sì. Noi siamo tutti prenotati, ovviamente. Mi auguro che io possa comunicare al più presto al pubblico quando e dove. Quindi, lo so che tu non vedi l'ora di poter dire il primo a soffrirne sei tu e sono tutti gli artisti che sono bloccati. Ovviamente. Ma sicuramente, ragazzi, io spero comunque con un po' i vaccini che stanno andando avanti, quest'estate un po' di spettacoli dovremmo riuscire finalmente a farli. Sì, se, sicuramente. Se ci chiamano magari, se si ricordano chi è. Vecenza ne pata a me! Che c'è? Vecenza ne qualità! Sì, ma... ma nessuno ha bussato, nessuno le ha chiesto. Chi è? No, guardascione, no! Grazie, guardascione. Grazie ma a grazie tutti. Di che? Applausi, applausi, su! Ma che applausi?
Il vostro produttore. Ma che produttore? Ma non cominciamo a dire questo. No, tutti hanno cominciato con lei. Tutti hanno cominciato con lei. Sì, va bene, come dice lei. Però Agnello Guardascione è un impresario che normalmente fa rima con imbroglione. Quindi fate, voglio dire, impresario, imbroglione, Guardascione. Faccio finta di non sentire niente. Allora tu mi stai già offendendo come entro. Dopo quello che ho fatto per lui, ci ho fatto pure. Gigi, scusami. Hai fatto che? Il pubblico che vi ha sostenuto. Il crowdfunding che voi avete fatto con questa grande affluenza di pubblico. Sì, che noi ringraziamo sempre il pubblico che voleva che ma se non erro, io diciamo come diciamo a Napoli avanzo anche qualche serata. Sì, questo mi parla. E non sei l'unico. Visto che siamo qua. Sì, allora, io onestamente io devo dire che non solo avanzi delle serate come avanzi pure qualche altra cosa. Però non ne parla, adesso non è il momento. Ma una cosa è sorda. Adesso parliamo di cose belle, finizio. Parliamo del futuro. Matrimonio. Ci stava dicendo del crowdfunding, del fatto che la gente abbia sostenuto il nostro rientro in televisione. E secondo te il produttore tuo, che allora secondo te ne ha sostenuto pure da 50. Lasciate pure i soldi, ho fatto un bel gesto per fare questa cosa, voglio dire. Ok, ho fatto il crowdfunding. Il suo nome non c'entra. Ho raccolto un po' di soldi in giro anche da amici e cose e ho fatto il crowdfunding per voi. Guarda il nome che c'è, vedi il nome. Per far vedere. Vedi se c'è. Ha raccolto un insieme di. Ma come ho raccolto? Ma quindi deve essere una bella cifra. E noi dobbiamo una cifra, vedi solo che c'è. Guardanella, fattorino, guardascione. Ecco qua, guardascione. 10 euro. Ma perché guardare la cifra? Perché devi guardare la cifra? Sta scritto lì che ha raccolto. Ma è brutto guardare la cifra, con del pensiero. Ma i soldi che hai raccolto da tutto quanto, che fine hanno fatto? Ma poi perché li mandano? Un poco alla volta. Allora metti marrate, metti, ma poi quando scendo. Ma tu hai sempre con il pensiero, ma come un conto pensiero. E avanti, per cortesia. Allora, io ho Gigi Finizio che deve cantare. Ho capito. Allora, diamo anche un poco, diciamo, la scaletta, no? Diamo un po' anche priorità a chi ha creato. Non soltanto. Ricordati, come dice il mio amico Gerry Fiasco, gli artisti passano, gli impresari restano. Sì, vabbè. Lei da sempre, diciamo, è sempre allora stato adesso uno. Adesso vi siedo e voi vi fate l'intervista. Come facciamo? Facciamo l'intervista con Presto, facciamo questa intervista. Vabbè, adesso passano le fotografie. Come fanno le interviste serie? Perché nei programmi a così soffanno le interviste. Io inizio qua, devo fare. Vabbè, passiamo alla prima fotografia, non so di che si tratta. Cominciamo. Ecco, questo è mio padre, non sono io. Ma che era i Beatles? Certo, mica posso essere io, diciamo la vera, mio padre con i. È uguale a lei suo padre. Che c'entra con i Beatles? Niente meno, chi l'ha lanciata i Beatles? Suo padre? Certo, l'ha lanciata. Perché... quando 3-4 loro che andavano, ancora essere, manco un uomo tenevano, quando facevano i matrimoni a Ligure e Barcatura. I Beatles facevano i matrimoni a Ligure e Barcatura? Erano all'inizio. Sì, confermo. Ma veramente? C'è la storia, sai di questo. E che è successo? E suo padre ha messo il nome ai Beatles? Mio padre ha messo il nome Beatles. E come è riuscito questa cosa? E come riuscito? Perché se mi dà matrimonio, bello buono, mio padre non sa, loro non sapevano il nome, cosa mi si chiama, mio padre, signore, mangiava, che vorrete, se vogliono suonavano certo. Certe cose fresche. Ecco signore, ecco voi, ecco dove voi. Ma non c'avevano il nome. Non c'avevano il nome, quando andavo aspettare, bene buono, non sapevo che era fa mio padre. Ecco a voi, sotto tavolo, in ristorante, 3-4 scarafuni, con curriculum. Ecco a voi, ecco voi. Scarafuna! Ah, allora andarono in Inghilterra, tradotto! I Beatles! Ah, bravo! Okay. Tuo padre è stato. Mio padre è stato, vedi prima. Poi un'altra foto, la vediamo. Passiamo con... adesso un'altra fotografia. Sì, vabbè, andiamo, questa è la stessa cosa, questa volta... Finizio che deve cantare. Allora, questa fotografia, ecco qua, Madonna, questo sono io. Ah, qua è a lei, perché c'è Madonna e con te. Certo, sono io, sono io, un po' mio padre, vedete, un po' due cose. Uguale, tale quale sono. Senti, mio figlio, ne ho 12 anni, già te ne ho. Un'altra foto, vediamo un'altra foto. No, vabbè, Madonna. Eppure lei ha inventato il nome. Mentre meno, perché secondo te è Madonna. Perché come il nome? Ciccone si chiama. Sì, è italiana, cioè. Santina però. Santina. Lei voleva, io voglio fare la cantina, ma ci chiama Santina Ciccone. Ha detto, questa tua guarda, sciola da fa Santina. Guarda, fa direttamente a Maronna. Ah, direttamente, quindi. Un momento lei ha scelto Maronna, che faceva Santina Ciccone. L'ultimo cantante che vediamo. Possiamo anche mandare solo la foto, ecco, per testimoniare la mia lungimiranza e tutti gli artisti che ho incontrato. Io questo non c'è niente da dire, anche lui ha cominciato con me. Piccoli. Michael Jackson. Che la cosa voleva fare, se poi si è fare anche, purtroppo tante amiche. Se voleva fare anche. Maronna, che ci è passato con chi, ma ci fai anche. E vabbè, comunque anche io, questo qua, Michele, ti annoiamo, pronto, ma che è un po' che ammala. Certo, bacia all'anima sua. Sì.
Vabbè, diciamo vabbè, che è stato che... tutta una cosa, ma vediamo al momento dell'altro. Adesso abbiamo Gigi Finizio che vuole. E adesso abbiamo Gigi Finizio. No, se vuole cantare, quindi se gentilmente può uscire, perché noi abbiamo. Ma come già uscito? Recentemente dobbiamo far cantare Gigi Finizio. Allora, amici, ancora. Dice, allora ci sentiamo d'accordo dopo, matrimonio. Ma che fa ancora il matrimonio? No, dici non ho tutto quanto, in sfollo fino a tu quando andiamo a ma non lo fai nessuno. Vada via, di là, vedi, là, uscita da quella parte. Cioè, Finizio, scusami. Cerimonie, ma vada via, per favore. Ah, io, ma dove fa fatica? Ma tu me la fa fatica a me, per cortesia, guardascione. Ma frisca. Scusami, Gigi, sei abituato. Tu sei abituato con questi impresari. Ma figurati. Non sei uno di primo pelo, quanti ne hai visti di questi qua? Questi qua che poi alla fine, parliamoci chiaramente, sono quelli che si mettono i soldi. Cioè, sì, vabbè. Posso dire questo termine? Siamo fannari contro. Cioè, ecco, diciamo. Ecco, no. Io allora devo far cantare Finizio per cortesia. No, lei, Giancio, lei mi gratta proprio dove mi prude. Ovviamente lei dice, lei sì. Parla di ricotta e di ricottari. Ora lei può immaginare che il parassita della società, quello che campa sì, sulle spalle degli altri, quello che protegge le prostitute, a Napoli è detto ricuttaro. È vero. Uno può immaginare così. Che il ricuttaro derivi da produttore di ricotta. Ah no? No, il nobile latticino non ci azzecca niente, lo meno sapevi? Male. No, questo non ci azzecca invece che il fatto che noi parliamo latino, sì, inconsapevolmente parliamo anche la lingua latina. Deve sapere che anni fa, secoli fa, a Napoli esisteva la camorra. Tanti anni fa. Adesso. Ebbene, i membri di questa famiglia, quando qualcuno di questi veniva arrestato, l'organizzazione si occupava di pagare gli avvocati e soprattutto di sostenere le famiglie, di proteggere le donne. In che modo lo faceva? Attuando una sorta di recoveta, ovvero una raccolta, in latino recoveta. Un crowdfunding. Una sorta di pizzo ante litteram, ecco, più un taglieggiamento sui commercianti della zona. Raccoglieva i soldi e proteggeva le donne. Chi operava la recovata in latino era in latino recuvutar. E il passaggio semantico fra recuvutaro e ricuttaro è immediato. Quindi c'entra il fatto che parliamo latino, c'entra il recuvutaro e non la ricotta, nobile natticino, non ci azzeccava nulla. Grazie professore, visto? Bravo, siamo in programma. Ecco, certo. Oh, finalmente, adesso è arrivato il momento che posso finalmente ascoltare la fantastica voce di Gigi Finizio. No, Giovanna papà, no, finì, veramente, io stasera non avevo fatto. Non lo so che cosa dobbiamo fare. Sì, vediamo se conosce la parola d'ordine, spostati un po'. Chi è? Parola d'ordine? Vicenzo me patame. L'accento è strano. Però la conosce. Ah sì. Prego, può entrare. No. Ela. Paolo Conticini. Ciao. E che ci ciao. Fa a Napoli? E passavo da qua. Ma che bello. Ciao. Voi vi conoscete? Certo, sì. Ci conosciamo molto bene. Certo. Vieni. Signore, io volevo far cantare Finizio perché tra l'altro so che... Ma io voglio ascoltarlo. Allora facciamo una cosa Paolo, se sei d'accordo, ci ascoltiamo subito Finizio, ci sediamo insieme noi qua, ce lo gustiamo e il poi facciamo un po' di chiacchiere. Perfetto, perfetto. Allora Gigi, io so che poi credo che ti piaccia questa canzone che ho sentito nelle prove. Sì, ma sì, qualsiasi sì. Canzone canta. No, vabbè, non, la facciamo presentare a Claudia però. Va bene, Paolo Conticini, Gigi Finizio, prego Paolo. Io ci tengo tantissimo perché lui lo sa che lo amo, ma lo amiamo tutti ed è una delle mie canzoni preferite. Ah. Amore amaro. Gigi Finizio. Gigi Finizio! Le mani, tutto comincia sempre con le mani. E ancora non le hai detto che la ami, anche se lei lo sa. E poi, sai respirare solo se c'è lei, diventi tutto quello che non sei, diventi come ti vorrebbe lei, ma non ti basta mai.
non ci sarà domani. Riprenderò la vita mia di sempre, ma senza te io non avrei più niente, più niente. Niente. Presentazione ufficiale, abbiamo un presentatore vero. Grazie, Gigi Paolo. Finizio! Non ho capito, vabbè. Vabbè, dai, dai. Me lo ricorderò. Gigi, in realtà ho visto, guarda, Scione, va a risolvere un attimo sta cosa. Mi trattengo. Ah, sì, sì, già, dai. Ci vediamo dopo, per cortesia, allora. Risolvi questa cosa e poi... Ok, perfetto, dai. Paolo Ponticini, Gigi Finizio che ritorna, ritorna qui. Nel frattempo noi facciamo accomodare Paolo... Sì. Ecco qua, per una... Uno scherzo? No, Paolo, no, tolgo la sedia. No, no, queste quelle, sempre quelle cose... Ma hanno messo in mezzo. Paolo, okay. Mi serve in nobiltà, la migliore non c'è. Ecco qua, questo ci abbiamo. Tutto a posto, Paolo? Pisano. Per Paolo. Il momento, sì. Credo. Tu sei venuto da Pisa? Da Pisa, sì. Mi sono fermato a Roma. Di origine, Pisano. Ho pranzato. Sono ma hai avuto problemi a arrivare in Campania, nell'ingresso, diciamo, dal Garigliano? Un po' di fila, ho dovuto saltare un po' a destra, un po' a sinistra. Sì, perché sì. Tu sai che noi abbiamo il presidente della regione nostro, De Luca, lo certo, conosci? Certo, sì. Lui sì. Ci tiene a non fare entrare persone che vengono infatti straniere. C'era molto traffico, non so, voi l'avete trovato traffico? Sì. No, ma loro stanno già stando ma qua. Ma a Pisa che ne pensano di... Di De Luca in generale. A Pisa non ci ho mai pensato, cioè non ci ho mai parlato. Cioè, vedi, le problematiche nostre. Non so, però come lo vedete? Questo no, governatore che dice nostro, lo sentite, ma con questo vocione particolare. Insomma, non è molto simpatico, però. Molto simpatico. Sì. Nel senso. Ah, sì. Facciamo una cosa: noi ci colleghiamo adesso con lui. Con lui? Sì, perché lui sai che ogni tanto irrompe nelle dirette anche social, nelle televisioni, anche nella nostra. Quindi ci sono delle ultime novità che vanno dette alla popolazione campana. Quindi abbiamo la possibilità di collegarci col presidente De Luca, per favore. Sì. Vediamo un po', c'è Paolo Conticini. Il vaccino vincenzino, lo prendi la sera e guarisci il mattino. Ma che è, presidente? Avvicinatevi senza indugio. Presidente, prego. Scusi. Prego, dovete fare? Dovete fare il vaccino vincenzino. Ma che dovete fare? Ah, siete voi. Siamo... Che state facendo? Allora. Scusate. Che cos'è? Che cos'è il vaccino vincenzino? I nostri scienziati hanno finalmente trovato un nostro personale vaccino. Addirittura. E ci teniamo noi soltanto per la regione Campania. E come è stato fatto? Di fare queste storie. Il vaccino c'è, arriva, quando arriva, questo è buono. Ci facciamo noi direttamente. È sicuro al 120%. E voi sapete che la regione Campania, per quanto riguarda i conti, è precisa. È precisa. Mi sono spiegato. Ma come funziona questo vaccino? Benissimo che io... Mi sono vaccinato, sì, quindi ho sviluppato degli anticorpi. Certo. Ogni mio personale anticorpo c'ha... No. Lasciamo perdere. E quindi è molto semplice. Che si preleva
l'anticorpo dal sottoscritto. Ah, si mette in questa provetta. Sì. Poi dopo con una zugarola. Ma che? La che cosa? La zugarola. Ma non è possibile. Allora, parliamoci chiaramente. Allora, la zugarola è scientificamente approvata. Cioè, da strano. Sempre. Vabbè. Ok. Dicevo, con questa zugarola si vive e si passa in quest'altra provetta. Sì. Si ammischia, si ammischia ed è pronto il vaccino. Trattata, te lo fanno davanti a te. Tempo di 10 minuti e te ne vai. Buono, va bene. Abbiamo risolto totalmente tutto. Hai capito, grazie. Scientificamente come funziona? Come funziona? È chiaro che essendo dei miei anticorpi, sì? Ogni anticorpo è munito di lanciafiamme. Ah, il famoso lanciafiamme. Che appena arriva il virus lo disintegra all'istante. Vabbè, ci siamo contenti. Spiegati. Beh, grazie. Allora, presidente. Per quanto riguarda il governo, non me ne frega niente. Tanto ormai se lui è il generale Figliuolo, io sono il generale Paterno. E quindi di conseguenza devono stare solo zii. È chiaro. Va bene, grazie. Se loro vogliono fare le brutte figure, noi non le facciamo. Va bene, lo quindi, sappiamo. Avvicinatevi senza indugio, donne, è arrivato il vaccino Vincenzi. Lo prendi la sera e guarisci al mattino. Vabbè. Avvicinato. Grazie, allora, grazie presidente. L'efficienza, l'efficienza. No, non so da voi in Toscana, ma noi abbiamo il nostro governatore. Non siamo ancora arrivati al vaccino. Ma parliamo di cose serie piuttosto, caro amico Conticini. Allora, quanto ti manca entrare in un teatro e stare su queste tavole del palcoscenico? Credo sia più di un anno e qualcosa che non salivo sul palcoscenico, quindi mi manca tantissimo, mi manca l'affetto del pubblico, mi manca il contatto, mi manca proprio stare qua. Ecco. Senti, però diciamo che poi per fortuna tu sei un attore, come si suol dire, a 360 gradi, che riesce quantomeno anche a sopperire con la televisione, magari con fiction. So che anche penso stai preparando delle cose prossimamente, ci sono delle situazioni anche lavorative. Sì, 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 sto scrivendo insieme a Luigi Russo uno spettacolo, insomma. Che... Ah, Luigi Russo? Sì. Non sai che lo conosco? L'hai già sentito dire. Ma... Luigi Russo, napoletano. È napoletano, sì. Noi siamo amici da bambini. Con ma con chi? Con Luigi Russo? Luigi Russo ha fatto la regia di un tuo spettacolo famosissimo, certo, che era Vacanze Romane, certo, con Serena Autieri. Certo, sì. È amico tuo? È amico mio da bambino. È strano. Ma veramente? Sì, è strano. Ma è come lui conosce anche persone che è piccolissimo il mondo. Luigi! Eccolo. Ma è qui. Guarda chi ci sta qua. Sorpresa! È lui! Luigi! Ciao! Come stai? Buonasera, buonasera. Ci fa piacere. Buonasera, Luigi Russo. Buonasera. Ha una bella sorpresa. C'è un'altra il mani del panchetto. Luigi, siediti qua. Allora, noi ci conosciamo da bambini, e questo signore qua, quando lui da ragazzino nelle scuole dirigeva i bambini e faceva e già la regia. Ci siamo conosciuti all'asilo, ancora prima. Però so che siete amici, quindi quando ho saputo che venivi ho detto vorrei invitare anche Luigi per fare in modo... È stata una carambata, Lino ha organizzato tutto a tua insaputa. Ma siete stati fantastici. Che organizzazione. E state preparando uno spettacolo però che dovrebbe a più presto quantomeno vedere la luce. Sì, ecco, è un momento particolare perché praticamente noi stiamo scrivendo per quest'estate. Quest'estate in teoria dovrebbero esserci i teatri, certo, almeno le arene, tutti quelli all'aperto, che hanno la possibilità di ospitare pubblico distanziato con le mascherine e tutto, e noi ci stiamo organizzando. Verrete anche qui al sud, no? Ma certo, perché non certo. Perché tutti gli attori del nord, del centro, vengono al sud, alle volte Napoli la evitano per motivi. E che spettacolo è? Si può sapere già qualcosina? Lui è responsabile di tutto. State scrivendo insieme. State scrivendo insieme per uno. Sì, è tratto da un libro che io sto scrivendo e dovrebbe uscire a giugno. È un pochino quello che ero io da piccolo, ecco. Le mie vittorie, le mie sconfitte, la mia paura, le mie ansie, le mie angosce, i miei affetti proprio personali, quando ero proprio piccolo, fino a quando ho fatto il provino per il primo film e poi insomma... Il primo film l'hai fatto a 23-24 anni. 24 anni, sì. Tu fin da piccolo hai voluto fare l'attore, sempre stato il tuo sogno. No. Poi hai fatto il fotomodello, l'indossatore. Poi, Sì, però l'attore non ci ho mai pensato. Se avessi potuto scegliere avrei potuto. Dopo avrei ci fatto il cantante. Ecco. Ci fermiamo un attimo, perché mi interessa, voglio capire come è successo che poi sei diventato attore. Ah. Perché poi potrebbe far
come dire, un consiglio anche per tanti che sono da casa. Va bene. Ci fermiamo un attimo, prima vuoi ricordare... Voglio dire una cosa, voglio dire una cosa. Ora che zona gialla e potete approfittarne, se siete stati tanti mesi in una casa che non vi piace più, c'è Cardito Immobiliare che vi aiuta. Cardito uno, bravo. E okay. Ci supporta, più voi aiutate lui, più lui aiuta noi. Ottima idea, ottima idea. Noi ci fermiamo tra pochissimo ancora con Paolo Conticini e il mio amico Vincenzo. E che teatro! Lo studio dentistico della dottoressa Di Caprio offre le più avanzate tecnologie e conoscenze per la cura dentale. Cura della parodontite con laser a diodi e protocolli personalizzati. Diagnosi radiografica tridimensionale, gestione dell'ansia e della paura del dentista con la sedazione cosciente, impronta dentale digitale senza uso di materiali plastici. Studio dentistico Di Caprio, nuova vita al tuo sorriso. A Napoli in via Scarlatti 44, a Casavatore in via Locatelli 73. Istituto Le Mascotte, un'oasi inaspettata dove ogni angolo rivela una sorpresa. Ogni ambiente è curato nei dettagli, in continua evoluzione. Formazione e innovazione, professionalità e attenzione fanno sì che i bambini crescano in un mondo bello, curato e sorridente. Istituto Le Mascotte. Via Pasquale Iagnello 64, Fratta Maggiore, Napoli. Le Mascotte, la scuola che vuoi. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Con la nuova app gestisci comodamente la fornitura energetica di casa, controlli i tuoi consumi e trovi i centri di assistenza più vicini a te. Con un servizio clienti al tuo fianco e più di 80 centri di assistenza, è tutto più semplice. Paghi le tue bollette senza attese e scopri tutti i servizi riservati ai clienti Union. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Ehi, la tua passata è prodotta solo da pomodoro fresco? Scoprilo leggendo il codice sulla bottiglia. Scegli consapevolmente. Chiedi trasparenza in etichetta e cerca l'indicazione solo da pomodoro fresco. La passata alla fiammante è solo da pomodoro fresco, imbottigliata a poche ore dalla raccolta. Caseificio Iovine produce latticini esclusivamente con il latte di bufala proveniente dai suoi pascoli. Il segreto della bontà dei suoi prodotti risiede nelle antiche tecniche di lavorazione. Dai fasti del caseificio Iovine nasce l'idea di coniugare tradizione e innovazione secondo una formula nuova. Vi presentiamo Mogusto. Ci troviamo a Fratta Maggiore in via Mazzini 93 e in via Roma, ex rettifilo al Bravo. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 13 maggio sconto 20% su tutti i prodotti di almeno 599 euro. Samsung Smartphone S21 Plus 5G con fotocamera da 64 megapixel, tuo a 903 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Ci sono tre buoni motivi per sostituire una vecchia basculante come questa. Con una di nuova generazione, estetica, praticità e sicurezza. Chiamateci per un preventivo gratuito e installate un portone di nuova generazione come questo. O come questo. O un'altra delle tantissime soluzioni
che siamo in grado di proporvi. Teatro, noi siamo dire, perché a Napoli il, la terminologia è che teatro vuol dire quando c'è confusione, capito? Allora che teatro, dice, che teatro, ma Napoli dice, che teatro. Paolo Conticini con il suo fido regista Luigi Russo ci stavano raccontando di questo prossimo spettacolo, ma soprattutto ci stavamo raccontando come hai deciso, come hai deciso di diventare attore? Ma non l'ho deciso, è che... Ti è capitato proprio? Mi è capitato, sì, mi è capitato perché fui coinvolto in un concorso di bellezza, il più bello d'Italia. Beh, vabbè, su questo voglio dire. Vinto da Convertini, Beppe Convertini, vinse lui. E tu che posto? Mi classificai molto bene. Non, 35esimo. Bravo, grazie. È biografo. No, è vero. È biografo. Sì, lui l'ha sottolineato e quindi è carino, amico mio lui. Infatti, vedo. E niente, però io ebbi un biglietto da visita di un agente cinematografico che mi propose per due film, il primo mi è andato male, il secondo mi è andato bene. Svoltato. Quindi Beppe ha vinto e ha fatto una carriera diversa dalla mia, però insomma, è stato un concorso di bellezza fortunato. Vedi tu, poi tantissimi film, anche di quelli là, di quando a Natale si andava al cinema e si divertiva. E quando si mangiava il panettone. Quando c'era Eulelio che faceva i film, capito? Che bei ricordi. Hai capito? E sta rompicoglioni con Christian. Ma lo facciamo sto film prossimo a Natale? Che dice Paoli? Tu capisci che... ti è capito niente. Qua se col Napoli non faccio niente. Il titolo è Natale senza Covid. Grandissimo Aurelio. Che tipo è? Io lo conosco. Ma tu che... È un personaggio fantastico. Nel privato è una persona per bene. Sì. Una persona seria. È un amico. E poi, insomma... cosa tocca questo diventa è vero. Oro. E questo è vero. Senti, a proposito del fatto degli esordi, io volevo proporti un esordio di un cantante che dice di essere americano, lui si chiama Mickey e asserisce anche di essere il fratello di Michael. Mika. No, dice di essere il fratello di Mika. 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 Io non direi di farlo entrare. Non si capisce perché si chiama la sorella è Mika e lui è Mika. Ma non lo so. Vogliamo presentare Claudia perché vuole anche essere presentato. Non ho la più pallida idea di come si chiami, ma sono sicura che sarà in scaletta. Sì, c'è, guarda, incredibile, veramente. E quindi Mickey Swing Melodico. Hai capito? Thank you, improponibile. Buone sere, come dici in Italia? Sì. Buone sere a tutti. Che lei è americano? Americano. All together now. Yes. All together now. Yes. Yeah. I am Mickey. Mickey Noshi? No. Mickey. Don't disappointed for me. I am un cantante americano. Cantante. Scivolato. Americano. Most famous. Cool. I sing in my concert. Viene tanta gente di un certo livello. Many people. Huh? No, c'è per capisci voi italiana qua. Allora, viene tanta gente di un certo livello in mio concerto. Io me faccio il concerto e me la faccio concetto. Già mi sono incartato. Beh, allora. Concetta. Questa sera. Che canta? Questa sera. No, no, che stasera canzone by Nino D'Angel. Che stasera. No. This night. All together now. This night, mia moglie dice sempre night. This night. Ricordi che lei è americano, si ricorda. Non scivoli. Non faccio vedere che... Ma molto su. Mia moglie ha delle origini napoletane. Mia moglie si chiama Carolina, quindi... I sing for you a beautiful song. A beautiful song di un singer famosissimo. Anthony Bird. Anthony Bird. Anthony Bird. Tony Uccello. Oh, I said, as we go. I sing for you, I sing for you, Joe. But how long it is night for who tomorrow married? You can sleep if your heart is boom, 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 fast. I'm at the little street preparing a surprise.
però la canzone che io mi sembra di aver già sentito. Ma non sono padrone della lingua. Però for you. I'm on attendant altar. I want to see you with my come ha detto che si chiama Anthony Pass, I come to me, I think you need a Allora, come il cantante americano. Come il cantante, come si chiama? Tony Bird. Tony Colombo. Questa è la moda aspetta all'attare. Questa da. Ecco. Mamma c'è sta maschera. E questo pensa che, pensa che ha fatto lo spettacolo con Christian De Sica. Lui era il principe. Di principe abusivo, guarda però, là. Ma guarda. Sei poco più bello di questo. Vabbè, volevo fare un omaggio, vabbè, insomma, questa brutta figura. Vieni tu, innanzi a Paolo Condicini. Guarda, mica è americano, mica è americano. Mica è americano, mica è mica. Però sì, non è americano, ma è scemo vero, però. Questo è poco ma sicuro. Allora, facciamo comunque un applauso. Ciro Saladino che... Comunque, se incontri Christian, non glielo dire che ha fatto no. questa cosa, perché magari ha un buon ricordo di lui, magari. Chi lo credo, sa? Non credo che è che può avere un credo che nessuno ha un buon ricordo di lui. Dovunque questo va. Prossimo spettacolo avrà già un no, ha già un nome? Si può dire? Diciamo che lo stiamo, ce ne abbiamo tre. Quindi stiamo, si è al vaglio, è al vaglio. Uno c'è tre, noi ti diciamo quale dove dovete scegliere. Diciamo cosa piace più assai. Allora, la prima lettera è la, e là. L'ultima è volta. Ah, e la prima è l'ultima. La prima è l'ultima, poi Sanremo a me. Mentre invece un altro spettacolo che tu hai fatto la regia, che è un spettacolo bellissimo, perché poi ricorda un film fantastico, veramente, dove... Un Gregory Peck, voglio dire, veramente perfetto. Romano. Esatto. Gregory Peck romanaccio. Romanaccio, che è Vacanze Romane. Dove... Beh, ti sei divertito molto là a fare. Siamo divertiti, abbiamo anche cementato la nostra amicizia. È stato uno spettacolo, un'esperienza importante, perché è uno spettacolone. Poi con le musiche di Armando Trovajoli. La regia, era l'ultima regia era fatta da... Da un gigante del Teatro Sistina di Roma, Trovajoli, insieme a Garinè Giovannini, stiamo parlando del Gotha, dei grandi registi. Tremavano quindi, le gambe. Molto, tremavano molto. Anche a te? Beh, recitare al Sistina già di per sé tremavano le gambe, poi con un titolo così tremava anche qualche altra cosa. Vacanze Romane, sicuramente, ovviamente, questa canzone non fa parte di quello, ma magari è un augurio che tu possa magari anche recitare in che Lugantino. Che ne so. No, però può cantare con questo, perché, Vacanze Romane, ti sei fermata a Roma, vieni da Pisa, però mettimi un attimo una nota a lui. A caso. Roma non fa la stupida stasera. Se vede che ha fatto tale e quale, dammi una mano a fargli di sì. Prendi tutte le stelle più un brillarelle che c'hai e un friccico di luna tutta per noi. Fai e senti che è quasi primavera. Manna le meglio grilli e fa cri cri. Presta mer ponentino, più malandrino che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Bravo! Paolo Condicini e che teatro insieme al mio nostro amico Luigi Russo, a cui diamo un grosso in bocca al lupo per il tuo prossimo lavoro, con la speranza di rivederti in questo teatro, Paolo. Grazie a tutti. Va bene. Grazie per questa visita. Grazie. Paolo Condicini. Bravo. Roma non va. Bravo Paolo. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao Alan, grazie a tutti. Paolo Condicini, in bocca al lupo.
Bravi! Bene, 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 bene. Signor bene. Nino, ma ora sì. Volessimo sentire un momento internazionale sul serio dopo Ciro Salatino. Questa è bella. La vogliamo sentire? Hai ragione. Ce la fate? Qua stiamo passando da napoletano, sì. romano. Ce la facciamo? Sì. Siamo ma pronti? Sì, va. Sì. E allora gli Afro Blu con It's Not Right, But It's Okay. Oh yeah. Yeah. Friday night you and your boys went out to eat. And then they hung out, but you can come around three. Yes it did. If six away all went out, cause only two of you have been. I find your credit card receipt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it let you pay. Back, go back, up at me. Gonna do take a running back to me. No, 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 no. It's not right, but it's okay. No, ah, test, no, test. L'avevi detto bene, l'avevi detto bene. Con la S, prima benissimo. La S e poi la Z. Esattamente. Quindi Helen Tesfazghi. Esatto. Come si Afro Blu, ovviamente, Paolo Follini. E come si Roberto D'Aquino. Maurizio Fiorillo. Paolo Sessa. Come si alza il livello della trasmissione quando cantano questi qua. E come possiamo fare per abbassarlo? Esatto, ci mettiamo subito. Ci pensiamo. Con bello, ecco, subito. Uno a caso, ecco. Sto recreando. Ti stai recreando? Ma recreando. E che c'avete una poesiola? Una cusarella stricata. Vai, vai. E bod. Si mi scende in danno, tuata. Sì. Ma mi sta pensando per me innamorata. Ah, pensa. Ma non mi ricordo più se si chiamava Assunta o Marilu. Eppure la gente dice, non lo sai che prima amore non si scorda mai. Invece non ne ho vero, è una bugia. Specie se ti nasce la bella mia. Cocco bello, volete? Pier Macié. Ecco, faccio la doppietta, l'accoppiata. Ta-ta. Prego, prego, Pier Macié. Che faccio? Che faccio? Che adesso, quello che vuole. Schifo, faccio schifo. No, 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 no. No, una breve, forse, veloce. Sì, subito. Mamma che si magna. Mamma che si magna. Chi la va a scuola e non te ne fatica. Sì. Sta sempre a casa, sta con l'amica. Tene 30 anni a capo, non cagna, mamma che si magna.
Pasta e patana, pasta e fasule, purpetta con mozzarella, tagliatelle, custatella, due tre friselle, che cicinelle, come si bella. Amma mi so porca ingrassa, e che ci vuoi fare? C'è un'altra sopra? Mo sta dormendo, è già mezz'ora. Ti sveglia tardi. A luna si scede e si mette scuola. Tipico, tipico. Sotto è coperta lucca e slagna. Mamma! Che se bagna! Pasta e patana, pasta e fasule, purpetta con mozzarella, tagliatelle, custatella, due tre fraselle, due cicinelle, come si bella. Amma mi so porca ingrassa, e che ce vuoi fare? Come è sciupato, figlio mio? È vero, tipico delle mamme napoletane, delle mamme napoletane. Gigi! Sì, sì, eccomi. L'abbiamo lasciato solo. No, ti spiego, è che ho perso troppo tempo con guardasciughe. E ci credo. Perché è l'ubietto vagando, come dici. Lo so, fine... c'erano delle cose che dovevo chiarire del passato. Poi... Chiarito, ti sei fatto dare indietro i soldi? Sì, tutto a posto. Ma per te, tutto a posto. Sì. Non era lui. Secondo me. Controllaci. Ma secondo me. Allora, signori, noi abbiamo il piacere di avere Gigi Fizio e, come diciamo, anche con Paolo. Non so se hai sentito Paolo Conticini. Certo, grande. Paolo Conticini. La tua voce è straordinaria. Allora, Gigi Finizio può cantare qualsiasi cosa con la voce. Ma veramente? Sì. Non esageriamo adesso. No, e io credo che adesso supererà un... chiaramente facilmente. Quindi non lo facciamo fare il Puccino Pio. No. No, io sai che ho pensato che una canzone che sta, come dire, da 2-3 mesi martellando i cosiddetti... e che martellerà probabilmente anche in estate, è quella di Sanremo, no? Della canzone leggerissima. Allora, la canzone leggerissima di Colapesce e... di Martino. Noi la facciamo la Gigi. Ma dai. Allora, guarda, io adesso ti do il testo di questa canzone che è appunto canzone leggerissima. Mi accompagnate con il balletto, però. Un balletto? Non lo so, ci sono delle cose. Ma che se non è la canzone, non ci sono i balletti? No, c'è un movimento. Sì, siamo un movimento, è così. Siamo felici di fare i balletti. Facciamo anche noi. Facciamo i balletti, questo è il testo. Gli occhiali non ce li ho, vado così. Non ti preoccupare, quello che vedo, vedo. Tu, quel tocchi, diventa oro. Un fischio si fa. Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Stai andando benissimo. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, maestro è andato via. Insieme, tutti insieme, balletto, vai! Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, dai! Per non Morricone, pian piano scemando. Gigi Finizio ha reso simpatica una canzone che veramente sta diventando insopportabile. Puoi cantare quello che vuoi tu anche l'elenco telefonico, come si suol dire. Cantare, esageriamo. Qualcuno si offende, dai. Io lo direi. Questa la posso qua, no, dai, zitto, perché domani può darsi che vediamo la Vesce di Martino. Non li e ci facciamo cantare a modo mio. Invece no, io ti chiedo scusa per averti fatto cantare
questa canzone di Colavesci ti accompagno alla sua postazione naturale, ecco, in questo luogo che conosci, questo strumento che conosci. Sommessamente, accompagna alla sommessamente. Sommessamente, questo luogo che è questo strumento che tu conosci dalla età di 5 anni. Esatto, esatto. E allora noi adesso in religioso silenzio ci ascoltiamo i capolavori del The Voice. Gigi Finizio! Grazie. Solitudine ne sento in questa stanza, anche se di gente non ne manca mai. Io mi sento come un cane bastonato dalla rabbia di chiamare più non sa. Qualche amica per distrarmi meditro e nemmeno di scusarmi poi mi va, mi va. Di occasioni qualche volta ne ho, delusioni di più non ne ho, ma ogni tanto vieni in mente addio, dimenticarti non so, non so, non so. Oltretutto tu non sei come lei, tu distruggi tutto quello che sei, e se tu mi stai sprecando, no, ti giuro non ci sto. Na na na. Sarà perché ti sento sulla pelle e nelle mani di qualcuno che ti toccherà domani, di un istante che per me non è importante e si perde per niente. Tu fammi riprovare, non lo vedi, ci sto mai. Sarà umano, ma è divino perdonare. Io non voglio, non pretendo, non mi arrendo. Tu fammi riprovare. Oh, Finizio! Grazie! Noi ci fermiamo un attimo, raga, la facciamo ensemble? La riproviamo? Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo ancora qui alla fine, un'altra chicca, ti faccio cantare una cosa che non hai mai cantato. Ma non cambiate canale perché dopo ci sarà Gigi Finizio, Gigi D'Alessio, dopo Ciccio! Lo studio dentistico della dottoressa Di Caprio offre le più avanzate tecnologie e conoscenze per la cura dentale. Cura della parodontite con laser a diodi e protocolli personalizzati.
diagnosi radiografica tridimensionale, gestione dell'ansia e della paura del dentista con la sedazione cosciente, impronta dentale digitale senza uso di materiali plastici. Studio Dentistico Di Caprio, nuova vita al tuo sorriso. A Napoli in via Scarlatti 44, a Casavatore in via Locatelli 73. Istituto Le Mascotte, un'oasi inaspettata dove ogni angolo rivela una sorpresa. Ogni ambiente è curato nei dettagli, in continua evoluzione. Formazione e innovazione, professionalità e attenzione fanno sì che i bambini crescano in un mondo bello, curato e sorridente. Istituto Le Mascotte, via Pasquale Iagnello 64, Fratta Maggiore, Napoli. Le Mascotte, la scuola che vuoi. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Con la nuova app gestisci comodamente la fornitura energetica di casa, controlli i tuoi consumi e trovi i centri di assistenza più vicini a te. Con un servizio clienti al tuo fianco e più di 80 centri di assistenza, è tutto più semplice. Paghi le tue bollette senza attese e scopri tutti i servizi riservati ai clienti Union. Con Union Gas e Luce è tutto più semplice. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Ehi, la tua passata è prodotta solo da pomodoro fresco? Scoprilo leggendo il codice sulla bottiglia. Scegli consapevolmente. Chiedi trasparenza in etichetta e cerca l'indicazione solo da pomodoro fresco. La passata alla fiammante è solo da pomodoro fresco, imbottigliata a poche ore dalla raccolta. Il caseificio Iovine produce latticini esclusivamente con il latte di bufala proveniente dai suoi pascoli. Il segreto della bontà dei suoi prodotti risiede nelle antiche tecniche di lavorazione. Dai fasti del caseificio Iovine nasce l'idea di coniugare tradizione e innovazione secondo una formula nuova. Vi presentiamo Mogusto. Ci troviamo a Fratta Maggiore in via Mazzini 93 e in via Roma, ex rettifilo al Bravo. È arrivato Lactimel più forte di sempre per il tuo sistema immunitario. Da oggi ricco di vitamina D e con 20 miliardi di probiotico al casei. Actimel, forte dentro, più forte insieme, anche con gli azzurri. O Sarracino è passione italiana come la famiglia. Nelle nostre passate c'è tutto il profumo dei pomodori maturati al sole. Conosciamo un solo modo per fare le cose: farle buone e con amore. O Sarracino. Cuore, sole, amore. Mi piace perché è genuino. Mi piace perché è una pausa sfiziosa. Mi piace perché è ricco di frutta. Mi piace. Ti conquista perché piace. Eccoci qua, eccoci qua. Ci siamo, ci siamo. Sì, sì, sì. Siamo sì. Partiti? Senza che ce ne rendessimo conto. Vabbè, facciamolo questo sacchetto. Allora facciamo allora. Ma sì, dai, sì. Liberi, 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 liberi. E che teatro. E qua ci vuole, che teatro. Stavamo parlando di cose serie. Stavamo parlando il che... vaccino. Ci siamo registrati sulla piattaforma. Sì, 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 sì. Perché sì. Adesso è uscito nella fascia nostra. Eh sì. Siamo quella là. Nella fascia. Nella fascia. Quella fascia Gibo. Il vaccino sì. Va fatto, tu lo... Va fatto assolutamente. Lasciamolo questo messaggio, lanciamolo. Va fatto assolutamente.
questo è il vecchio. E invece qual è il nuovo? Va fatto assolutamente. facciamo il vaccino. Facciamo il testimonial. Uvici là, oi. Ma non ti mettere in dubbici. Mette la mascherina in faccia. Perché? Casi un sceriffo del goccio. A multa te fa. Bravo. Un naso non si tocca, no, nemmeno in mano mucca, e poi chi sembra spassa di riga che fa? Che fa? Che fa? Fatto vaccino, fatto vaccino, si vuoi sta buono, fatto vaccino, fatto vaccino, si tu fai più sicuro vuoi sta. Per la tosse la da sera, per un po' che naso infuso, mi sbatteva forte cuore. A così non si cambia più. Fatto vaccino, fatto vaccino, si vuoi sta buono. Fatto vaccino, si lo fai più sicuro vuoi sta. Vaccino e mascherina. Questo fatto è il messaggio. Fatto vaccina? Sì. Con sua falina? Sua famura, cincina. Ma tu hai preferenze, diciamo, quando sarà, diciamo, che vaccino sei, se ti fanno l'AstraZeneca, Pfizer, oppure Johnson & Johnson, Sputnik, Moderna? Sputnik. No, Sputnik no, no, in Italia non si fa. Sputnik. Un vaccino per i magri. No, veramente, voi avete, no, veramente, lui, pure tu hai qualche preferenza? Ma tu, guarda, io preferisco l'Aulin. quello è buono, quello è al 95%, lo sai. Anche perché tu sai come mi chiamano. No, lui, io l'ho sempre chiamato, sempre Aulin, lo chiama Aulin De Luca. Bellissimo, Aulin De Luca. Poi questo tanti anni la, fa, poi con la vecchiaia, siccome va sempre in bagno, lo chiama Alan Prostata. Guardate, come guardate che cosa triste. Ma non è vero. No, perché poi devo dire, io lo conosco tanto tempo, lo dico anche quest'altra battuta sul tuo nome. Perché lui è sempre stato così, un po' anziano, anche tanti anni fa, è sempre stato il più anziano del gruppo. Tant'è che io lo chiamo l'ancien prodige. Ma la battuta sul fatto che devo andare in bagno, scusa un attimo, e lasci solo Alan Prostata, eccolo qua, vedi, funziona così. No, però sul fatto dei vaccini voglio dire, come, cioè, a me chiaro un po' che l'AstraZeneca mi fa paura, no, pure a te penso, no, che dici? Sì, ma tu qual è la fascia? Io per 50 esatto, 50-60 ci faranno Moderna. È perché siamo moderni, perché lui mi fa moderno. Vabbè, comunque io devo dire che l'AstraZeneca fa paura. Allora, l'AstraZeneca fa paura. Io devo dire che i vaccini sono sicuri. Bravo, diciamo questa cosa qua. Questo messaggio. Perché poi, se vogliamo parlare di sicurezza o insicurezza, potrebbe anche far più male un'aspirina che un vaccino. Pienamente d'accordo. Quindi, come diceva Totò, de gustibus non ad libitum sputezzallum. Esatto. E a questo punto, sì, è come diceva, se tu parli, esatto. Se tu parli latino, io per forza devo mettere il cappello. Sì, perché la nostra generazione, sui film di Totò, ha imparato pure il latino. Parliamoci chiaramente. Noi abbiamo imparato il latino di Totò. Totò usava tantissimi motti latini, nei suoi film erano pieni, in questo film è Totò Vittorio della Dottoressa. Sì, certo. Sì, De Gustibus. Ebbene, che cosa accade? Noi abbiamo imparato il latino con Totò. Lui nei camerini aveva sempre un libro di motti latini e di volta in volta utilizzava quelli che gli potevano servire. Vi ricordate il film Totò Peppino e la Dolce Vita? Come? No, quelle le americane sono qua per conoscere, prova a domandare dove vanno. Mister, già prima e l'altra risponde no. Ben-Hur. Però ovviamente la battuta delle battute, il motto latino per antonomasia nel film Signori si nasce. Io chiederei alla regia, perché non la voglio dire io, sennò la rovino, la vorrei far dire a Totò e ve la spiego in un minuto. Buone falsa. Fratello mio, in quale abisso sei caduto? Non hai ascoltato a me i miei consigli? A che cosa sono servite le mie preghiere? Cale canem, in hoc signo vinces, est. È geniale. Però, ora che ve la spiego, è veramente straordinario. Lui unisce tre motti latini. Cave canem, anche se lo dice in maniera molto contrita, in realtà significa attenti al cane. Cave canem, cave canem, non in latino.
L'altro dice: in hoc signo vinces, è la scritta che comparve a Costantino prima della battaglia del Ponte Milvio, in questo segno vincerai. E ancora una volta non ci azzecca nulla, ma il massimo è il finale. Est, est, est. Est, est, est è un vino famosissimo di Montefiascone. Ah. E quindi lui lo cita, ma sapete perché si chiama così? Est, tre volte è. Sì, perché un vescovo tedesco, Fugger, siamo nel 600, doveva venire a Roma per un conclave. Era un buon bevitore di vino. Allora chiede al suo servitore Martino di avviarsi lungo la strada, perché la vita è troppo breve per bere del vino di scarsa qualità. Tu assaggia tutti i vini. Se trovi un vino buono, piglia questo gesso e fuori la locanda scrivi Est. Quando lui arrivò, però, la leggenda dice, a Montefiascone, sul lago di Bolsena, assaggiò sto vino che era talmente buono, uscì fuori e scrisse all'esterno Est. Est, est. Ah, e da quel momento il vino di Montefiascone, il vescovo Fugger fu il più grande testimonial. E Totò, genio, inserisce questo motto latino, est, 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 nel Signori si nasce. E bellissimo. Questo è Totò. Ma genio anche il professor Colella che ce la racconta. Cose incredibili, ragazzi, dobbiamo chiudere, il tempo scorre, diamoci una mossa, perché è importante. No, no, quando arriva la mossa. Sta bene. Siamo dati la mossa, siamo in conclusione, possiamo chiudere. Non possiamo parlare perché appena scatta subito. Subito la cosa. Salutiamo Coccobello. Volete! Dall'altra parte salutiamo il nostro professor. No, vai, professore. No, voglio salutare a lui. Vai. Ciro Salatino! Largo ai giovani! Pier Macchiè da quest'altra parte. Vai, Alan. Elena Vittoria! Morena, la nostra turista! Il professor Amedeo Colella! Claudia Federica Petrella! Non voglio onori e titoli né diventare padrone, ma di questo pubblico restare il servitore. Vabbè, pure un finale alla citazione scarpettiana. Allora, noi in conclusione, visto che abbiamo la grande voce di Gigi Finizio e visto che ha cantato la canzone di Colapesce, adesso devo cercare di dargli come una canzone che mi devo far perdonare. Guarda, vista la tua grande voce, io non credo di fare e dire come fare peccato se ti chiederei di cantare questa. Questo è un grandissimo omaggio a Mario Musella. Un'ora sola ti vorrei. E anche, facciamo dire, anche a Giorgia, anche a Giorgia che ha compiuto 50 anni, che fece una bella versione con l'arrangiamento di Pino Daniele. E allora noi concludiamo con Un'ora sola ti vorrei, ma con la speranza di averti tante e tante ore ancora qui in teatro con noi, e ci lasciamo, ci vediamo alla prossima puntata. Va bene. Alan De Luca. Ci vuoi presentare? Alan De Luca e Lino D'Angio. Grazie Gigi. Grazie. Gigi Finizio e gli Afro Blu. Perfetto. Yes. Grazie Gigi. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te.
Igi Finizio, Afro Blu. E che teatro è stato presentato da Il Pubblico Generoso, Union Gas e Luce, Marican, Picano Rent, Istituto Le Mascotte, La Fiammante, Studio Dentistico Di Caprio, Iovine Mogusto.